piallo tutto un culo, porco Dio. Pure pecoramme. Zio merda. Pure farmi sfondallare nel Maschi, coccige una mano alla contemporaneamente. cabeza, una mano alla cabeza, Lycon, regà, capisci? Lycon, ringrazio mitico, cosa famo domani? Così almeno metto dentro la storia, metto c'è anche un icon su FIFA, vieni a inizio stream a vederla. dai, vieni, Ma dai. l'abbiamo detto che domani c'è la possibilità di una stream dell'anno 3.0. Bisogna vedere se riusciamo a chittà. Vabbè, domani pomeriggio se troviamo. L'ultima volta abbiamo organizzato tipo super veloce, è uscita una roba incredibile. Ma che volevi fare alla fine come pensiero? Quale volevamo fare? Sarà banda? L'hai detto proc. Sì, no, vabbè, stica tanto, so, i Sarabanda 4. potrebbe essere insano, ha chittato con tanto Sarabanda potrebbe essere messo insano, soprattutto se fossimo tipo 6 persone. Già me lo immagino con 3 da un lato, 3 dall'altro, la cosa al centro. le robe. Il Sarebbe figo. buzzer. Gli inculamo bra, gli inculamo il che Gli inculi, spettacolo praticamente. esatto. Solo che il problema di Sarabanda deve essere le canzoni, fratello. Perché? Lo famo con una playlist di Spotify, tipo Top Famous Song, e famo partire a secondi. Con la condivisione No, ma di. secondo me, regà, no, Capite, perché tanto Marzo? per Sarabanda si usano le basi MIDI, tipo quelle dei karaoke che non hanno copyright. E te in culo. Ok. Pam 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 Mazza pam che. pam pam. Sì, è Lewis Hamilton. Stavi a dire? Vabbè, a me, io ti giuro, fare la pausa acqua, per la pausa acqua per un millisecondo mi porta a non stare in stream. È incredibile. È questo incredibile potere. Vai, mi dico. No, non lo devi convincere, Alessora, però se volesse venire. Perché se no sale direttamente per il compleanno di Marco, che un po' fa tutte e due. Bettate, signori. Sì, ma bettate non deve essere win. Deve essere top 10, bravo. Poi appena arriviamo in top 10 arriviamo, si Che mette c'è? Aspetta, win. se faccio cerca a te, magari troviamo tu stronzi di più. Perché? Sei in culo. Che cazzo ne so, Marzo, le potrò anculare? Allora, che cazzo rompe? No, pesante proprio. Oh, grazie per. Devo cercare? Ah, ma sto cercando. No, stiamo già cercando. Ah no, bugia, devi togliere i metti che si è buggato. Ok. Ma non so, mi hai proprio rotto. Ma che cos'è? Ma questo è coso? È. Manu. Exaldin. Non lo so, frate. Cos'è? Chi è Marzo, guarda. Raga, ma perché io non le posso fare le emoji? Come no? Sì che No. puoi. Ah, Solo che a noi ok, è devo B, tenere non so te. premuto. Niente, fratello. Ma frate, guarda questa che figa. Guarda. Il corvo. È quatta, eh. Mamma mia, Marzo, mi rende proprio stupido, porco Dio, sto gioco è l'ultima delle cose lontane da quello che dovresti Ragazzi, portare in cosa fa stream. Travis Scott? Cioè, non si spiega. Ma Travis Scott sta a fa. Oddio, ce l'hai quella di Dragon Ball, Marzo, facevate la fusione. Ce le avrò tutte, ma poi è capito stanno. Fiore, cadde, sto, cri, Tony, Pisi, bentornati, signori. Dopo 7 ore e 10 minuti di stream, abbiamo finalmente i Boom Baby in contemporanea con Kissy Resub. Quindi, se vi Partita dai va, molto potete base. giftare adesso le sub e si sente subito l'alert. Ok, raga, le gol le faccio io, eh. Dai. Bene. Scendiamo a Gerusalemme. Ok. Grazie. A marzo, le prossime Slow Corse ci porto Ciccio Gamer. Prossime drogo corse le famo un 3. Ma un po' pochi, Marzo, però. Per farlo un 3 sarebbe un po' Ciao, mi strano. dico. GG, grazie per i 6, bentornato. Mi ha preso uno! Ed è tutto così. Allora, raga, oggi mi sento pazzo. Scendiamo a Tempio Tomato. Ah, ok, tomate Madò, tempo. il drop di Ciccio. Sta zitto, porco Dio. Te il drop di Ciccio, il drop mio, ho deciso da Si oggi. chiama drop di Ciccio. What's up, Tomate fucking Town. Ma fat poi. cock. Cioè, non hanno messo Tomato Town la prima No, volta. è l'evoluzione. Anche Tilted non è quella No, lo so, primaria. dico nella season quella prima. Non l'hanno messo.
perché hanno messo la mappa Season 2 praticamente. Mi sono stanotte mi sono... Sara, grazie per il sub giftato. Gigi e Fiore, bentornati. Mi sono sognato questa notte che trollavo, tipo dicevo delle cose che non dovevo proprio in stream, ma neanche a parole, cioè tipo segreti, capito, miei, cose strane. E poi subito dopo, sì, io ti giuro, non l'ho mai fatto così. So che ha un significato. Cioè, ha un significato, e poi vabbè, cazzata però. Un sogno dove letteralmente ogni cosa che succedeva mi portava a perdere un dente. E di norma quando perdi i denti nei sogni... Dici che perdi... non è bello, eh? Sì, sì, ne perdi... Cioè, dovrebbe essere tipo la morte del familiare, una roba del... Sì, mio. Però in realtà quella la dice Rimondana. La vera cosa è che quando perdi i denti vuol dire che perdi una parte della tua, diciamo, sicurezza nella vita, capito? Tipo, delle tue sicurezze si sfaldano. O ti senti più vulnerabile. La tua mano nel culo, Winx. La mia mano nella tua... Più figa proprio te, mamma mia, sognà di perdere i denti, cioè che te cascano proprio da merda. Era proprio a piorrea. Sì. A Pyongyang. La Pyongyang. Ma davvero, Sì, lo so. No, la Pyongyang. Ma c'è uno dietro! Ma non è vero, ma io scherzavo, invece c'è stava uno dietro. No, sì, ci sono andato apposta. Ciccio Bello alla boe ti vuole scopare nel culone. Non ha senso, ma che cazzo ha fatto Ciccio Bello, scusa. È una nuova edizione. Ciccio Bello napoletano. Raga, mi sono buttato perché c'avevo il medikit, mi dà fastidio tenerlo, quindi me lo faccio. Poi, oh raga, avete bisogno di un po' di pozzette? Ho bisogno di venite un po' d'amore, sai, zio. Venite a prendervele, coglioni. Ah, fratello, puzzette hai detto? No, ho detto pozzette, non ho detto puzzette. Tieni un po' di puzzette, dai. No, dai, porco Dio, non mi lanciare gli schifi, doll, Dio merda. Un po' di puzza, dai. Vieni a prendere qua, Marzo. Ciao, Kubo. Kubo, hai avvisato il tuo protetto? Sta arrivando il tuo protetto che è stato hackerato. Chi è Joker? Sì, Kubo, gli gifta le sabba. Marzo, ti servono puzzette? No, me le ha appena date. Tieni. Sai chi altro ho scoperto? Drumslover. Drumslover, mo, ormai fa faville da moccia. Capito? Solamente perché gli è andata a cantare Clash Royale de quelli coi talenti. Buon GG. Siamo persi. Oddio. Bene. Chi è Drumslover? È un tizio che suona chitarra. Ma in realtà Drumslover è andato per il talent scout degli streamer. Io prenderò nel culo. Che cazzo significa? Eccoci qua. Ma perché prima donava a te? Ma prima stava sempre qua. Mo non lo vedo più e è spawnato la moccia. GG. Un traditore della patria. Infatti ha cagato nel puz. Probabilmente Depefo, ma avrà fatto qualcosa di esagerato. Probabilmente è stato Depe forzato, dai. Forse si è andato a lettizzare, cazzo. Sì, ma sì. Raga, ma perché sto girando senza motivo? Ma come si prende questa cassa? Cioè, dove? Manuxo, porco di Dio, se tu non vieni qui impazzisco. Ma dove? Vie, porco Dio, vie. Sono qui. Donna, molto aggressivo però. Ciccio Bello alla bua. No, frate, sono seduto malissimo. Ok. Madonna, che guida. Mi voglio inventare una follia. Ma basta che ha risorto. Non prendiamo questo gioco, porco Dio, porco sto gioco. Ti fai guidare che è bravo, dai. Sogamelo, giurista, Gab, Cetti, bentornati, ma non accetto la vostra sub, mi dispiace. Dimmi se ti piace la mia skin. Ma che è sta cosa? Premi salto a mezz'aria per attivare. Ah, caschi con questa. Figamento di Orion. Figazione. Figa Orion. Il maestro ovviamente è da solo. Certo, vaga. Sono a fai targa. È pericolosissima questa cosa che stai facendo in quad. Ma sì, ma chi sei il Depp? Dimmi che è pericoloso. Imbecille. Oh, perché c'è tutta quell'arma? Oh, arma viola. E che fa in tapi? E Sturchius? Ah, però è quella un po' da stronzi. Ha un forziere. Oh, questo Yonko. Oh, Yoink. Questi mi levo Yoink e mi prendo queste. Mazza che fenomeno. Questa ha butto. Questo qua. E adesso mi servirebbe un movimento. Gabri, grazie per i tuoi 6 mesi. Ma verranno refundati. Mi dispiace. Non accetto più sub dalle 4 in poi. Scusami. Vada. Grazie comunque. Dalle 4 in poi solo sub giftate accetto. È una cosa nuova.
Ma è normale che i punti sono come prima, frate. No, raga, perché siete venuti qua? Perché sì, zio? Non so. Allora, restiamo. Ma ti sei fatti tutti te, Marzo? Sì, ma non erano capaci di intendere di volere. Dice, erano alle prime armi. Ciccio bello. Tu lo sai che... Ma non vieni qua. Con quelli non è legale, Marzo. Perché? Che non puoi abusare di chi non è capace di intendere volere. Ma il gioco richiede dipende. Che io li ammazzo. Il allora, gioco dipende, è una merda. Dipende come roba. Quella non starà, No, è lui che sta piccolo. Sicuro. Ossia. Regà? Dove hai riftato? No, regà, mi è spawnato dal nulla qui. Ah, qui. L'ho riftato io. Ha riftato Marza. Porco Dio. Riftato Marza. Ha riftato Marza, sì, Francesco. Marza. Nico, strappo, bentornati, regà, ma non le voglio. Alle 5 ve le refundo. Alle 5 di mattina. Riftato Marza. Francesco Marza. Va bene, Maguri, spero che bombardino l'università, my man. Gente sotto, Manuxo, gente sotto, qui sotto. Gli facciamo male, sta uno da solo. Cazzo sta, eccoli. Dai, gli plano nel culo, dai. Vabbè, datemi il tempo, coglione, ragazzi. Sei il loser. Vabbè, oh. Fatti tutti e tre, sì. Mi sono letteralmente fatti tutti e tre. Frate, non li hai fatti tu? Sì. No, frate, non... Sì. Ho visto mezza kill tua. Sì, vabbè. Porco Dio, l'ho distrutti. Puttana, non gli hai fatto capire niente. Che mostra. Per dire, per farti capire il livello. Mi stai provando a full boxare, zio, dai. Devi vedere io stato, cioè, quando guarda, buildo. Cioè, capisci perché i miei game in build so questo? È letteralmente correre in mezzo alla mappa. Godermi, ho trovato finalmente delle persone. Godermi delle cose. Sì, sì, Nico, bentornato. Il maestro non lo vedi mai. Ho trovato delle persone, però, eh. Guarda, il fight è preoccupante adesso. Allora, aspetta, Marzo, aspetta un attimino. Arriviamo, amici, ah, porco Dio. Ah, no, è un fenomeno. Stanno boxando il maestro. Dobbiamo dargli una mano. L'ho lisciato. Cazzo. Con tutti i colpi. L'ho lisciato col cecchino. Marzo, andiamo a dargli una mano. Sì, sì, sì. No, eccolo. Ragazzi, è un mostro. Oh, no. Un mostro. Sì, ma è da solo. Ce lo inculiamo. Vai, vai. Ehi, amico, svegliati. Ma arrivano gli altri, eh. Buono, dai. Cazzo, mi hanno sciolto. Ma ragazzi, ma siamo sicuri che siamo in intercetti? Sì, sono tre. Ah, ti fanno il loser. Ok. A 60 emote. Marzo, c'hai tre tentativi di build e tre tentativi di non build. No, non c'è problema. Vabbè, ma perché il problema delle normal è che tu trovi i bot e poi i cristiani. Sono Wolverine. E quindi se tu ti abitui a fightare il bot, poi li affronti come se fossero bot. Rispetto. E quindi ti prendi la cecchinata. Caldo. Ti ha fatto un culare, maestro. Sì, gli ha proprio capito. L'ha presa e ha cominciato. Boom, boom, l'ha sfondato. Boom. Vale, man. Lukermo, Forno, oh. Nox, Giammi, bentornati, Ciccio, bentornati. Ma hai visto che adesso vanno di moda i cosi? Sì. I pantaloni cargo. Hai visto? Guarda, Manux, hai visto? Ho creato un nuovo modo per i pantaloni cargo. E li ho visti, i pantaloni di tuta, Randy, al contrario. Mi hai smerdati. No, frate. Comunque, frate, io devo capire perché ti metti guarda, le maglie al contrario. Ah. Cioè, perché ti metti le maglie al contrario? Arzo, sembrano pantaloni cargo, però sono semplicemente al contrario. Ma che cargo, porco, le tasche sono tipo infondissimo. Ma che cazzo dici, a coglione, porco. Ma tu mi confermi che tutto ciò lo fai per avere un look differente? No, io vado in giro, io giro così per casa, sì. Cioè, come mi capita il vestito, mi capita. Se mi capita così, mi metto così, ma che me frega. Sì, ma la maglia al contrario è scomoda, oh. E non dite no. No. È buona, Kubo. Però dipende dalle disponibilità. Dai, raga, andiamo al centro 34. Qua. Possiamo volare poi ovunque. Tu mi fai volare. Io mi fai volare tantissimo. Faccio volare. Volare.
Sta grande convinzione che un porno può segare. No, vabbè, a voglia. Anzi, le serie da gaming fanno cacare. Cioè, almeno uno da studio. Uno da studio buona può essere buona quanto questa, costando meno, perché magari non ha il marchio così popolare. Herman Miller compra. Ma da line. Quelle da gaming cambia il mondo. Quale motion? Un milione di views, ma vivo in un monolocale. Io porco anale. Mi fa segare. Va bene, Ruspa. Hai bettato la persona sbagliata, però. Mi chiamano il demonio di Fortnite. Olè, subito, già sapevo che c'era questa qui. Ragazzi, non lo sanno, non c'ho un'arma. Io c'ho letteralmente già il coso da endgame, lol. Pom pom pa. Lol, sono letteralmente fortissimo. Vai, dai. Lol. Ruffle. Ruffle Mao. Ehi, ninja. Dimmi. Ti è. Mi vuoi dare? Oh, ti ringrazio. Ad eservite perché sei il più forte della squadra, ninja. Ti ringrazio. Palle. C'ho pure due di movimento. C'ho un bel pompa. C'ho una R. Ma in realtà stiamo già... Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Voglio un camo qua, al maestro. Tieni queste. Oh, due palle te ne... Ah no, grazie, grazie. Oh, vabbè, non me ne dirà così, zio porco. Eh no, c'è anche Manux. Com'è il cecco? Com'è il cecco quello non silenziato? Non mi chiamo più Manuxo. Ma sciotta. Non mi ricordo... Carpentieri anale, Gigi, come cazzo si chiama? Gigi raro. Sciotta? Sì, 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 in testa sì. Beh, oh, let's go. Questo è il mio nuovo nome. Proviamolo. Let's go, ski. Proviamo la vittoria. Fortnite. Ok, 3, 2, 1. Sananal. No, non esiste Sananal. Lo dici te. Mi hanno appena confermato che non può entrare, mi dispiace. Non può entrare? No. Brutta notizia, ragazzi, sembra che non possa entrare. Pare proprio che non può entrare. Frate, c'è uno lì in fondo, provo a farmelo io. Frate, se te giri quasi dietro. Vedi dove sei tu ora? Sì, sei Gimbras. Se te giri dietro. Dietro, sì. Dietro da dove stai ora? Ah, mi fai morire. No, dietro dove stai ora, frate? Yes, what's up everybody? Blur here, and today I'm here to bring you a new episode. Vabbè, c'è stata la piazza affari, no? Ah, ok. Sorriso Nike, Davide, bentornato. Mircone, grazie per il tuo resub, davvero? Vabbè, senti, io posso dire onestamente, mi sono rotto il cazzo, vado a fedare. Dove andare? A Tilted? Ma ragazzi, potremmo andare a Cock. Il nuovo... Dov'è? Dov'è? Se fai 5 kill, so 5 sub. Se fai 5 kill, fai so 5 sub. Se troviamo i bot, i due. Ah, 5 kill, 5 sub. Ma chi cazzo fa 5 kill, 5 sub? 5 kill, no? Ho visto col cannocchiale in 10 anni di Fortnite, 5 kill. No, le fai, se troviamo i bottazzi, te rilascio, li fai. Vabbè, gente alle prime armi su Fortnite, non le puoi chiamare bot. Gente lì! Gente, quelli a Tilted non saranno mai bot, quindi so. Molta attenzione. Ovviamente laggano per qualche modo. Si stanno a fightare là davanti, Boccami a cazzo duro. Full boxo. Porca miseria, ragazzi. Sembra proprio una città veramente popolata. Banale sta, Sì, ce l'ho qui davanti. Spara, spara. Spara lì. Non lo vedo, però. Rompi il cazzo, rompi quello che stanno a fa. Sì, ok, ragazzi, mi hanno shottato in due. Porco Dio, mi lagga tutto. Buono. Lo sapevo che non dovevo sparargli. No, no, sì. Puzzones! Stanno qui i coglioni. Ma insomma, tu ce n'è uno? Sì. Si sono dati sti figli della mignotta. Oh no, da qua. Vai, Marzo. Non ho materiale. Sfortunatamente non ti posso dare una mano, Marzo. Bravo, questo è quello che mi ha ucciso. No, questo è quello che hanno restato.
Boh, ti lascio... No, ma era mio ucciso. E uno l'ho ammazzato, ma lo stanno arrestando. Ma come? Oh, la figlia della mignotta! Oh, mazza, che tracking! E quello muore. Bravo. Ma scemo! Leva, ti bussa via! Che cosa spararmi? Tipo mitraglietta tattica! Sono io, Gianmarco! Oh, porco Dio, scusami! Non c'è problema. Ma te lo sei fatto? Sì. Guarda dove cazzo spari. Me lo ricordavo così. No, non arriva. Ok. Ma i puzzones mi fanno cacare, posso levarmeli? Oh, bello questo. Gustoso. Gustoso. Gustoso, Lesgonski, ci hai provato. Ma mi ha dato un kill a me. No, certo, Cubo, ci mancherebbe altro. Oh, kill a me. Ma dato. Lesgonski. Lesgonski, sì, è così. RP 90. Che dici, Marzo? È buono? 90, certo, porca madonna. Lo vuoi te, eh? No, no, pieno, pieno. Io okay. C'ho la mitra letta. Qui c'è un cecco, Manux, se vuoi prendere un cecco strong. Buono. Prendilo e succhialo tutto. Non vedo l'ora di darlo a chi mi ucciderà. Oddio. Mi fai volare, mi fai volare. Mi fai volare. Questa grande convinzione che quando mi il gioco piace... più bello del mondo chiamato il magnifico, anzi supremo, anzi imperiale gioco del granchio. No, il gioco del granchio, sì. What's up everybody, Blue here and today I'm here to suck some huge fat cock. Guarda, non salutavi così. Cazzo, che sai, non mi seguivi. No, non ti seguivo. Bravo, bella merda. Ah, ero più per tipo che ne so, Favij. Jay. Ah, raga, mi date qualche nome di roba? Di news, ma non mi fanno riftare. Mi date qualcosa per il naso e per le orecchie, per favore? Rinazzina. Fluimucil. Ma per il naso, per il naso può essere tipo buona anche l'acqua, quella là, non mi ricordo l'acqua, come si chiama. Diciamo quella... Ho sbagliato. Come cazzo si chiama, dai? L'acqua anale. L'acqua no, di l'acqua Sermione. Quella... L'acqua di Sermione, sì. Ragazzi, dovete venire qua immediatamente. Non ho per la soluzione salina, dici tu. Dove, Marzo? Dove, Marzo? Ormai è andato, me sa. Ma dove sei? Avevo messo un rift, ma poco male perché non l'avete preso, quindi tornerò da voi e andremo a piedi. Comunque, Marzo, è una filosofia perfetta questa. A piedi si fanno le migliori passeggiate. Sì, però la safe sta arrivando, quindi iniziate a muovervi verso... Come diceva Gandhi, ho milioni di views ma vivo in un monolocale. Vabbè, te lo assicuro, Gandhi non diceva sta. Ah no, scusa. Frederick 95. Vabbè. Sto a dire. Famoso poeta. No, forse Kierkegaard, mi sa. No. Lo so. Oh raga, ho trovato veramente un fucile d'assalto veramente pesante. Cioè, si chiama fucile d'assalto pesante, intendo. Ah ragazzi, mi stanno tirando le granate appiccicose. Our Castle, bentornato. Mi sono... Chi è che te le sta... Ragazzi. Samir, grazie per il salto. Mi sono fullboxato. Mi stanno fullboxando. No, mi sono fullboxato davvero. Ok, mi sono fullboxato. Marzo, io aspetterò qui. Ma dov'è? Ho veramente paura di uscire. Ah, eccoli. Dove, raga? Mi stanno bussando, per favore, no. Ma mi lanciano le bombe puzzone. Ma dove so? Aia. Guarda, le abbiamo davanti. Ma porco Dio, ma un attimo fa stavano da me. Forse non era la stessa gente. Ragazzi, vi vengo subito. Ma porca troia, si è spostata alla fine. Sono sul tetto, eh. Questa sotto, ma non è. Sì. Lesgonski! Ok. Lesgonski! Mi sto infuzzolendo un po'. Lesgonski! Buonasera, Gianmarco. Quanto scudo c'ha?
Oddio, c'è qua, qua. Ti vorrei dare una mano, ragazzi, mi sto facendo dei ragazzi. Non ti preoccupare. C'è un altro, Sta scendendo. È qua col rampino. Eccolo. È qui, qui, qui. Porco Dio, ti vorrei venire a dare una mano. È qui, qui, qui. No, c'è, c'è, c'è. Come si girano? Guarda, sto figlio di puttana. Ha lo spass, io sono one shot per lui, quindi devo giocarmela bene. Ma è solo uno, Marzo? Sembra. Sì, sì, è solo uno. Gli altri due l'abbiamo ucciso. C'ha lo spas, c'ha lo spas. Ma tanto te sparano con lo spas a te. Guarda, è morto dalla safe. Coglione. È morto dalla safe. Ma davvero? Sì, sì. Raga, come vi posso... c'è un modo per i piab, Io dovresti ho preso la tua carta. Dovresti venire da me, restamme e poi scappa. Ma c'è Moro? Dipende se hai cure o meno. Teoricamente togli uno, quindi no. Non ho cure e non so salire. Vabbè, qua ci sono delle cure, Marzo, come si mette quello? No! Io ormai sono morto, già, mamma. Cioè, devi restarmi dopo... Te prendi la carta, prendi il rampino e te ne vai. E poi cerchi un furgone. Il rampino prendo? Sì. Non lo so usare. Devi mirare in alto, immagina Spider-Man. A posto, così. Io non ho, non ho mira per cose, terra, però. Mira per terra che sennò ti fai danno da caduta. No, adesso. Ok, vai avanti e via. Continua a rampinare, non aver paura di usarlo. Oh. C'è un chug chug, dattelo immediatamente, adesso. Dattelo. No, quelle le bombe. Ho sbagliato. Meno male, penso potevi se la metteva un po' più verso di lui. Ma perché potevo morire davvero? Sì. Se devi avvicinare la bomba, sì. Vedrai. Ecco l'errore, ragazzi, scusate. Ok, mo guardati intorno se c'è qualche movement. A destra pure c'era un loot, non hai visto? Ok, c'è un medikitiello. Così abbiamo, siamo veramente con tanta calma adesso. Vai magari qua, nella speranza che non ci sia nessuno. Ci resti e poi noi là. No, no, lo vedi, ma prendi la macchina, sì, qua. Sì, sì. Sono eroe. Sono un grande. Avete preso per un coglione. Bene, spera che non ci sia nessuno. Non lo so questo, nel senso devi guardarlo tu. Devi stare nel supremo. Madonna, ma io qua non avevo mai visto il Giga Chad. No, non è devi, non devi prendere le cose, devi andare sane. Però se riparte la safe sta appunto a capo. Alex, bentornato. Grazie per il sub, benvenuto. Mi sta bruciando, porco Dio, un orecchio. Un coglione, no, ragazzi, dopo una più... settimana che sto male, mi sono svegliato. È peccato, col fatto che mo devi partire sarebbe stato meglio farlo prima, però è inutile dirtelo perché lo sai già. Alex, bentornato, Samir, grazie del sub giftato. No, ti giuro, mi sta facendo... A parte mi sento come in una cupola, mi sento tutto spaesato. E non ma... A Vori ha animato? Sì, sì, l'hai fatto, è giusto. È stato anche molto bravo. Sì, sì. Sparano. È un aereo. Oh, madonna, ragazzi. Tutto bene. Ragazzi, ma che cazzo è? Ma che vuoi da me, imbecille? Ma sei morto? L'hanno pushato. Ah, Marzo, ma sono qui sopra. Oddio. Aia! Ma non dovevamo fightare, ok. Marzo. Cioè, mi hanno proprio pushato. Andà in giro con l'aereo, porco di la prima guerra mondiale. Comunque mi sa che stiamo a trovare i fenomeni, conto. Quanti cazzi vuoi, Marzo? Quando scattate le cazzo, se tirano. Vedi come spara Hamilton. Questa è il medikit, Marzo. Secondo me le pushano. Ah, dici, se mi trovano col cazzo qua? No.
Ma sei un pazzo? Vabbè, ok. Potevano mettere più 3 alla guida se portavi Hamilton, però, eh. Però un uomo esperto che non ha paura di stare nella tempesta. No, qua c'è il rift. Quindi io arrivo, mi do il medikit, ve resto qua e abbiamo il rift. Oh, porco Dio, vado a piedi. Tratti geniale. No, no, sì, il ping è per capire dove dobbiamo arrivare. Fenomeno, il maestro, eh. Certo, ci arriviamo a 90. Ragazzi, è quello purtroppo. Prova. Mamma mia, raga, in questo momento io sono dentro una... dentro l'acqua. Se mi spingo nelle orecchie mi fa male. Frate, ma non ti toccare. No. Allora, cosa... Ciao, Giammo, come stai? Potrebbe essere tranquillamente l'otite come ce l'ho avuta io, quella catarrale. Cioè che c'è il catarro nell'orecchio. Frate, sì, no, di sicuro ce l'ho. No, frate, ma io sentivo pure tipo metallico. Ma Marzo, devo stare da te, eh? Sì, ragazzo, dovete venire qua, eh? Dove sei, Marzo? A prendere il rift. Sto a sentire malissimo questo, cioè... Ah, se a volte senti pure la tua voce o gli altri suoni metallici o robotici, è orribile. Cazzo, sta riparte pure l'altra. E mi sa che non ce la faccio. È inculatissima, sei. Purtroppo ci ha detto sfiga. Dobbiamo trovare delle cure in giro. Che devo andare a prendere in farmacia? A me mi avevano dato... Che cazzo era? Mi sa una pillola e lo spray nasale per sciogliere il muco. Quello però mi ha aiutato tantissimo. Ma i palloncini che fanno? Voli? Voi voli? Ma sì, paura però... allora, porco Dio! Che vita del merda, quando sto? Madò. Se non ripartiva, morti, ce l'avevo fatta. Cioè, moriamo da safe. No. Sì, ma ragazzi, cioè, per la cronaca, guarda dove cazzo si è chiusa. Io in 12 anni di Fortnite non l'ho mai visto, però. Io dalla safe non c'è moro. Che si fa? Cioè, ufficiale, non ho mai visto, ma no. Mai visto una safe chiusa là. Vale. Ma... Che strana safe, effettivamente. Ma è pazzesco. Che brutta morte, però. Allora, ragazzi, il sub. Vabbè, chill, questa non l'abbiamo persa. Vuoi che ti provo no build? Ti provo no build. Dai, dammi un no build, yeah. Ma devi metterlo tu. Vabbè. Com'è? Fort? Ah, zero build. E zero build. Per Zetti non riempire. Madonna, zio, mi sta facendo malissimo adesso. Faccio questo e poi mi tiro che c'ho una fame. Puttana. Una fame speciale. E non lo so, mi fa una fame. Cioè, andavo a dormire senza una vittoria su Fortnite. Andatevi a nascondere. Prendi qualcosa, ma sono un coglione, raga. Ho 3 visto giorni che passo davanti alle farmacie e non ho preso un cazzo. Ho mai potuto farlo pure ieri e non ho preso un cazzo. Oh, mazza, ma non stai a streamare. Io? Non sapevo. Al Games Week mi scrivi qualcosa sul braccio che me lo tatuo. Va bene. Mamma mia. Sono un coglione, porco Dio. Che bello, ti dice Tobradex per l'orecchio. Fallo oggi, sì, oggi ci vado, però zio porco, cioè sono comunque un imbecille, a prescindere da tutto. Devi mettere pronto, mano. Non l'ho messo. Perché sennò poi il game non parte. Puzza le palle. Buonasera Giammo, sono irritato. Credo non ti funzioni Stream Element.
Ho scritto punto esclamativo minorenni, ma non è uscito nessun link. Ah, metterò la macchina di Hamilton pure su Rocket League. Beh, da comprare anche questa. Certo, potevano mettere la macchina sua, per non la Mercedes. Lui mi sa che c'ha la Pagani viola. Visto che non ti ho visto molto concentrato, facciamo 25 subi lunga BUCO di culo. Ma pensa, Ruspo, ero pure stato bravo stavolta. Mi ero quasi comportato decentemente. Mamma mia, episodio con Mauraga, porco Dio, che poteva essere. Vaffanculo, va. Eh sì, quello è vero. Che testolone di cazzo. È la macchina di Hamilton, mannà. Nezuko, bentornato. Grazie per i 35. No, io in questo momento, ragazzi, sto mali... Madonna. Cioè, tipo, se chiudo gli occhi forte sento tipo che mi pulsano tutte le orecchie. Sarebbe interessante ipotizzare l'idea di fare attenzione. Ah, io c'ho paura per l'aereo, davvero. È una macchina con la livrea di Lewis, ragazzi. Sì. Giocabile. Ma che sei rotto Petri? O Gavi, uno di due. O so uguali. Frate, non sei me, bracciale GUE. Ho visto la tua tipa e ti ci impazzè. Per caso pulsano tipo tamburi? Sì, capo. Va, raga. Ok. No, questa può... ci abbiamo il Rift poi per andarvi. Mia cosa ti posso dire? Cerca di usare il meno possibile le cuffie. Ma quelle in ear di sicuro. Ma in realtà io con le cuffie, quelle a padiglione, quando avevo il mal di orecchie mi dava molto sollievo. Senza mi sentivo proprio l'orecchio pesante. Porco Dio, raga, porco Dio. O prende qualcosa, o prende oggi, è strong. Sto come prendo qualche olio essenziale, mi faccio qualche suffumigi. Amigi, c'hai un account. Testa di cazza, puttanella, mettiti in ginocchio, no, brava. No ragazzi, non ho armi, così, per me è andato. Giammo, se tu hai paura di fare la Spalamas Milano in aereo, immagina farti a 18 anni da solo Milano-Vancouver con turbulenze per 12 ore. No, ma sta Michael guarda, raga, ma sta quelli con la skin buggata. No, no, ma volevo fare terra questa, attenta, ce n'è uno. Non ho armi. No, sa, tanti. Ah, il caccia, ok. Non penso di aver mai visto una roba del genere, cioè non c'era una cassa. Io ho fatto danno, già mamma, c'ha l'assalto. Tre one shot, l'ho preso. Vai. Per terra, troietta. Oh. Cioè, ti sei so poco fatti, Marzo? Yes, ma te lo dico, in quella casa è pieno di figli di puttana, eh. C'hanno proprio la skin, quella dei tryharder. È una situa che non mi piace. Questa tipa ci sta. Giochiamoci la vacella, Manuxo. Andrei, grazie per il sabro, mi ricordo se ti ho ringraziato prima. Non so chi sia Manuxo. Non ne ho idea, Gemme. C'hai solamente l'orecchio o è la ghiandola sotto l'orecchio che sei gonfiata? No, niente di gonfiato, sì, semplicemente... Senti in casa. L'orecchio, sì, sì, è come se c'ho tipo una patina e mi pulsa. E poi tipo sento tutti i scricchioli, sento una marea di scricchioli quando tipo mi alzo. Porco Dio! Sì, vabbè, c'ha una mira di Gesù Cristo. Io non c'ho il pompa. Sì, ma dai, ma poi guarda che... Ok. La troia. Quanti so? Hai 7 colpi, già, ma, La cisua. E di che, porco Dio, non gli scrive la seconda data. Devo andare a mangiare, poi mi devo lavare, che domani alle 4 c'è sta
la fisioterapista. Alle 5 se ne andrà. E alle mie 5 devo entrare a fare il talk show di TT2. Fantastico il talk show. Poi finirà il talk show e bisogna organizzare la stream dell'anno. Certo, io non gli ho chiesto quanto dura TT in realtà. Vabbè, lo so, lo so. Beh, non è... Sei vivo, Manux? Ma sei vivo perché quelli ci hanno lasciato in pace? No, sono vivo perché se sono fightati tra di loro, non si è capito. Non lo so, Nati, ha messo la storia su Instagram, si è proprio fatta la vede, ma non ne ho idea io. Di cosa? Di chi si... Noi, Mike Shosha, Gabbo, Curolili, Round 2. Mamma mia, dopo aver detto pisciamo in bocca a Curolili. Oh, ma devo ritrovare dentro qualcosa. Vabbè, non lo saprà mai, bro. Bella. Sì, ci sarebbe la scheda mia da prendere, ma la vedo dura, eh. Sarà ancora, no, io la prendo la Marzo. Ah, non lo so, però se sono figli di puttana come sembrava, lo stanno facendo. No, io la vado a prendere. No, ma prende a cazzo dura, frate. Ah, eccolo. Eccolo. Ma non era lui, fortuna non era lui. Lui c'ha la skin tutta grigia. C'è un altro, Lo vedo. Oh, cazzo. No, questo è un boss, vai ci. Sì, gente scarsa, gente scarsa. Hai prime armi, ci sta. Sì, ma non sono finiti, eh. Sì, ma prendi la cosa del maestro, l'hai presa? Sì, ma se c'è l'amico di questo è il bot, quindi non aver paura. Infatti, in bocca del maestro è cazzo dura. Ah, l'ho preso. Ok. Vai sotto, Manu, che c'è sta Rift. Non penso tu possa scendere così, c'è solamente il buco dietro. Dov'è? Dietro, sotto le scale. Ma quante kill sto? Ho 4 bombole. Gods retro, bentornati. Dovresti provare a restare tipo qua o qua. Cioè verso Fatal o sulla collina, che teoricamente... Scusa, ma insomma, il Rift? Giammo, non so se ti ricordi. Sono il ragazzo che deve partire in Islanda da solo. Mancano 2 settimane. Sono fomentato, Rift, anche se a quanto pare sta scoppiando l'isola. Dove ti resto? Guarda il ping blu. Secondo te posso restare pure qua, sai? Dove c'è un Rift? No, è perché è meno rischioso. Vabbè, ma qui non c'è più nessuno, sono usciti. Dove c'è un Rift? Lo vedi? Ce l'hai uno sotto, Manux. Dov'è? Sotto di te. Raga, io mi sono perso. No, c'è gente qua. Sembrava un bottone, però. Non lo vedo proprio. È dietro di te, Manu, nella casa alla tua sinistra, là dietro. Questa. È uomo grigio. L'ho visto. L'ho visto, non lo voglio, io ho sparato. No, questo è un bot, chill. Vai con la K, Manu, che è un bot. A posto. Però non è morto. Ho trovato uno scar silenziato d'oro. Oh! Il sempre bozzo, non ti preoccupa. Gente ha le prime armi con Fortnite, ci sta. No, già, ma... No, gente con le prime armi ci sta, dai. Perché mi ha lasciato il pompo, pensavo di aver fatto? Ringrazio di bitta. Omega Luna. Trova le stamme qua, se vuoi. Prima di resto. Ti resta tutto, fratellino, cucciolino, pisellino, cucciolino, pisellino, fratellino, pisellino, fratellino, pisellino, cucciolino. Gente qui, gente proprio vicino a noi. E che è, Kubi? A destolone di cazzo, a coglione, c'è gente qua, regà, gente da me. Sto restando. Beh, infatti sì, lo faccio. Lo stanno? C'è stava un birbaccione qua con la macchina che mi è passata accanto come un ciolone. So che volesse fa. Non so nulla di questo ragazzo. Non me l'ha raccontata giusta. Ah, l'ho visto, sta in fondo a quella casa. Lì. So lì si stanno. C'è qualcosa di grande. Sono in due. Regà, sono tipo in tre. Stanno a spamma cose. Pensate che possi... Arrivano colpi.
Uno fatto. Bianco. Ok. Ah, quello. Le stecche. Fatelo Marzo, bravo. Ai ai, è lì l'altro. Mi è sceso la capoccia, mo faccio senza problemi. Tu spara che io tiro proprio dentro. Ah, mi stanno bosciando un altro team. Eccoli. Aia. Raga, tre, altri tre. Parizzato uno. Porco dio. Ma dove, porco dio? Qui, qui, qui. E vabbè, ho capito. E poi? Fenomeno. È arrivato 150. Frate, io sto con uno di vita, Marza. Con 6 di vita sto. Non so se vuoi gli tiro dei siluri. Tasto, c'ha il cespuglio. Il mio colpo di digole è inutile. Che non gli distruggo un cazzo, porco dio. È bianchissimo. Ragazzi, sta accettando, dai, porco dio, dai. Ma guarda che m'ero inventato. Ma guarda che m'ero inventato. Avevo buttato una cosa clamorosa. Namo. Adatto, adatto, ci pensi merda. Dopo. Avevo fatto un colpo col cecco che se c'aveva poca vita, fratello, avevo shottato, impazzivo. Drown, Gods, Wally. Wally, benvenuta, mo. Thank you. Ma che è? Grigio, ma sta ancora qua, ma come cazzo veri più? Sono tutti e due qua. Ho visto. Oh no, er maestro. Non posso fare niente, non vi riprendo più. Ci mancherebbe. Due colpi di pompa skillato valgono meno che uno per gli stronzi. Benvenuto nella no build. Ho fatto un grande game. Sei bombole, è terribile, è proprio, è come di giochiamo a pallone, sì, tolgo le porte. Queste sono le no build. Cioè, dici, non ci puoi giocare a Marzo? Sono ingiocabili, cioè non c'è niente. Famose last, dai. Che mi esplodono le orecchie, mi sto sentendo malissimo, porco dio. È proprio male, raga, mamma mia. E bro, Giamma, falla qualcosa, porco dio, eh? Domani vado a prendere in farmacia. Faccio da cose, gli dico che c'ho tanto catarro in gola e soprattutto c'ho tantissimo catarro nelle orecchie e mi fanno male, cioè. Ma un otorino laringoiatra non c'è? Almeno ti dice cosa prendere preciso piuttosto che andare a tentoni. Carburante magari... domani, posso provare a chiamare. Perché se ti serve un antibiotico è meglio prendere l'antibiotico. Io infatti ho preso antibiotico. L'otorino sarebbe il top, no? Il problema degli otorini, raga, è che c'è, posso chiamare e chiedergli se c'è un coso, se c'è. No, scusa, non ci gioca. No, il buco ce l'hanno sempre. Non ci gioca, Reppi. No, però te serve, Giammo, perché se ti serve, ripeto, l'antibiotico non te lo daranno senza prescrizione medica, quindi ti ci attacchi al cazzo poi con il resto. Ma da notorino ci puoi andare, cioè gli dici dammi un coso e vengo? È come il medico, prendi l'appuntamento. Deve essere medico in base, però. No, l'otorino è specializzato. A parte che ci saranno gli ospedali privati in cui zompi tutta la coda e basta. Sì, paghi, ma lo fai. Prendo di appuntamento, raga. Vorrei andarci domani. Vabbè, domani mucchia. Allora, signori, lo sapete, è tempo di Gerusalemme.
Gerusalemme, questo. Perché più che altro, se no, non risolvi nulla. Eh beh, Nadir, sì. Normalmente vai dal medico di base che ti dice di andare all'otorino e fa tutto. Però per ovviare a tutte queste problematiche tempistiche lunghe. No, ma devi fare tutto da privato. Basta che fai per i cazzi tuoi, paghi di più, gli paghi 150 euro la visita, che non penso sia un dramma, e fai veloce. E qua funziona come in Italia, con la differenza che io qua ho la possibilità di andare negli ospedali privati, quindi se mi serve qualcosa entro nell'ospedale privato, pago 160 euro e faccio la consulta. E aspetto 10 minuti. Non 12 anni. L'unica cosa, non te fa quelle cazzate, tipo i cosi, i coni di cera, quelle puttanate che... Cerussulina. Cerussulina, sì, che io li ho fatti, porco Dio, non sono servito un cazzo. Spreco di tempo e soldi. Andremo a vedere se mi danno un appuntamento domani, mi auguro. Quando so io, regà? Sono sbagliato. Bene, strong. Arrivo. Che osa spararmi di già? Oh, piano. Amici, facciamo un po' l'amore, no, baby? Facciamo l'amore, baby. Oh, anche da una stronza, porco Dio, da roto. Esagerato. A coglione, stai per terra. Anzi, sai che te dico, le becchie il carota. E leva, te zio porco. Mai annoiato. Ma vuoi quello che è una mignotta? Però insomma, credici un po' su questa cosa, Giamo, perché secondo me nella condizione in cui stai, se ti fa tanto male, ti servirà l'antibiotico. Sì, quindi poi il resto sarà tutto inutile, se no. Inutile no, però... Ma più che altro calmerà il dolore, ma non curare. Di pushare con le cure, perché sennò in aereo ti fa ancora più male. Però una settimana di antibiotico, sì, te fa passare pure veramente l'anima. Sì, sì. A me in una settimana è passato. Comunque è nel caso starai talmente bene, poi dopo una settimana di cura. Che c'è? No, beh, quello è chiaro, ti sto parlando per tua volta di attesa. Quella Sofì me la faccio, ma effettivamente domani sì, dovrei provare a trovare se c'è un coso, un motorino. Il problema è che secondo me non ti danno l'appuntamento per il giorno stesso, è solo quella la cosa. È l'ospedale privato, qua c'è una di queste. Dipende come operano. E qua c'è l'altra, raga. No, non è la pistola, è la pozza da 50, quindi già ma tre, poi fa tutte e due. Qua c'è addirittura una terza. Ah sì, domani. In teoria se gli dici che ti fa malissimo e hai bisogno. Ma ti giuro, ma mi sta proprio tipo grattando. Cioè. L'ospedale privato, anche se non hai niente, Manu, cioè entri, paghi, via, ciao. Sì, 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 ma io ti ripeto, Marzo, il giorno stesso chiamai Notorino, andai lì, ricetta, mi ha fatto tutti i test quelli con i macchinari. Sì, sì, ma è giusto. Effettivamente sai che da quei test era risultato che io, per quello tite che avevo, che erano tite media, quindi non è che era minima, avevo perso dopo dito. Cioè, me l'ha dovuto far recuperare. Alcune cose sì. Porco Dio. Sì, sì. E io mi ha fatto i test quelli con le cuffie e con le frequenze basse. Io dall'orecchio destro dove c'avevo lo tite non sentivo un cazzo. Poi una settimana mi ha praticamente resettato, un fenomeno. Che con un raffreddore di merda non curato, porco Dio, esatto. Mi è venuta l'otite. Capito, sembra un po' la situazione mia, cioè uguale. Sì. Io sì, sono stato raffreddato per una settimana. Che altro che più che raffreddato, il raffreddore proprio forte mi è venuto... Era di secondo grado però. È venuto tipo 2 giorni fa, cioè anzi stamattina in realtà, perché prima c'è solo un mal di gola. Ma comunque chill. Se hai acufene è... ti senti tipo in una bolla, cioè proprio ovattato, e può essere otite. Ovattatissimo no, ma l'acufene sì, ce l'ho. A me con l'otite mi è venuto poi l'acufene, mai più andato.
La cufene è sempre... potrebbe succedere. È per l'infiammazione, secondo me. Però sì, è fondamentale l'antibiotico, perché se no il resto ti fa stare bene fino a che ce l'hai quelle 8 ore e basta. Lo stai in Spagna, Gemè, te lo vuoi dire? Eh? No, gemello, c'era in chat che pure lui sta in Spagna, però non l'ho chiesto dove. Ok, è abbastanza probabile che ci sia almeno un ospedale privato in tutta Gran Canaria, quindi non è... Zio porco. Molto spesso sono cliniche, non per forza ospedale, però se cerchi... Te do, dopo che stai con la stream ti do la mano, se trovo qualcosa te lo mando su WhatsApp. Puoi scegliere. E non sono abituato io. Sto cazzo da cufene, si è un'altra... è venuto col Covid e poi si è... Ah, vivi a Madrid, figo. Io sono a Lisbona. Non è Spagna, però. Addi, già sta ben tornato io. Comunque no, prima ho detto uno non c'è problema, anzi per me è meglio, considera che io ho scelto un paese dove non parlassero, dove parlassero inglese ma non fosse madrelingua, proprio perché sennò magari potrei far fatica a capirli su certe cose, perché loro parlano a randella, utilizzano un gergo più forbito, invece qua mi trovo bene perché tanto parlano un inglese da non prima lingua, quindi se lo sai è facile, molto facile capirsi. Per questo Dai, motivo qua è un posto simile all'Italia come vivibilità, quindi niente di troppo infattibile, collegata bene, arriva a tutti i servizi che ho voluto, che voglio, c'è tutto e quindi non è un problema. Mentre altri posti così non sarebbe. Poi per a livello di costi anche è buono, perché costa più o meno come le città che ho vissuto. E poi comunque è bello, io da quando l'ho visto mi piace un po'. Ospitales Universitario San Roque, Las Palmas de Gran Canaria. Lisbona, Gemè. Yes, Portugal. Oh, Portugal. Vogliamo riftare, patatini? Arrivo. Ma vuoi? Questa roba del paradiso fiscale del Portogallo, Gemma, io ho una cosa che io continuo a dirti dalla prima volta che l'hai detto, purtroppo non funziona, mi piacerebbe molto, ma non è così. Questa apre alle 9:30, questo gli si fa una chiama, quando sta? La palla. Dico purtroppo perché mi piacerebbe, ma almeno per quanto riguarda la mia categoria no. Ah, stai checkando, ok, perfetto. Perché ha riftato già? Manuxo? No, ora sì. Sì, in effetti, perché stavo farmando? Questa è una bella domanda. Boh. Il cervello. Oh, che cazzo è? Mi sparano. Qui sotto, mi sa. Raga, ma da dove cazzo siete, porco Dio? Non riftato. Ma non lo trovo io il rift. Ah, eccolo. Gli vado da dietro. No, raga, mi stanno ambrasà. Via, porco Dio. Craccato uno. Aia, aia, aia. Mi ha dato una mano. Vabbè, dai. Porco Dio, tre colpi e mi sciolgono, però. Beh, coglione, non muovo, faccio. Sì, ho tolto tutto. Dai. Che albero del cazzo. Mano, Marzo, dove? Mi sto a romper cazzo. Vado. Li ho sotto di me. Ma c'era uno pure nascosto. Dai. Questo col palloncino. Sto cercato. Oh, ma davanti ce l'ho. Sì, vabbè, stanno ovunque, zio porco. Vai, Zell, grazie di sé. Si sono fatti tutti e tre, Marzo. Sì, ma no, c'è un altro, eh. Sì, no, ce ne sono altri. Sono altri gran fide, una mignotta. Provare a riprendervi,
La situazione è brutta perché... Madonna mia, il Bloom. Ma già mai il Bloom, non so io. Non ho idea di che sia. Se li prendi tutti e due, puoi pure riftare un attimo a fanculo. Ah, e quanti so? Quanti sono? Quanti sono? Erano tanti. Quanti so? Sì! Ah, ma poi è tutta gente random, sì, cioè, tutti, quattro team ci stanno qua, ma che è? Ma che è? Oh, vabbè. Sì, ma c'erano tipo è 6 giga chat, ma vattene a fanculo, porco dio, ti sputo. E giga chat, porco dio, questa era 1,40 m di Ogane, 33 kg. Ma vattene a fanculo, der giga chat, fammelo andare a fanculo, va. Ciao Marzo. Vi mando un grande bacio, signori. Divertitevi con queste partite con i coglioni. Ciao. Ciao Marzo. Ciao. Ciao. Ci vediamo domani. Ciao. User disconnected from your channel. Ragazzi, qui piccola varrata viene scassata, viene skippato il resto di quello che andava fatto, anche perché sono le 5 e mezza. User disconnected from your channel. 8 ore fatte. Mi sta facendo male tanto l'orecchio, onestamente. Quindi vorrei evitare di continuare. Quindi, oh. Riprendete per VOD. Che se siamo divertiti. Stanno le belle corse. Un po' in sdrongo, ma... parte Forleo che è un tumore di merda, magari muore. Perché c'è la maglietta al contrario? C'ho pure i pantaloni. Tiè. Ve lascio alla waiting. Se volete continuare a chiacchierare. Se vi siete persi appunto il VOD, ripiatevelo. Vi ringrazio. Grazie per Sabre, Sab, donazioni, Bit, compagnia. La settimana l'ha vinta Taylor, che però già ha le mut. Quindi Bing chilling. Vi saluto, raga, grazie sempre di tutto, buon lunedì nel caso, non fate tardi anche se ormai è tardi, buona colazione nel caso, buonanotte, grazie a Manuxo per la compagnia, thank you a tutti, a domani con, ormai vi regaliamo sorprese dal nulla, quindi state sintonizzati, ciao, ciao, ciao.